Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda edizione del TG6. Quest'oggi l'Abruzzo, dopo 2 mesi e mezzo, si è risvegliato in zona gialla. Da oggi, come in gran parte d'Italia, la regione inizia gradualmente a ripartire e tra le novità principali la possibilità per i ristoranti di aprire a pranzo e a cena, ma esclusivamente con i tavoli all'aperto. Resta comunque in vigore il coprifuoco dalle 22. L'Abruzzo era in zona arancione dallo scorso 14 febbraio, anche se in questi mesi gran parte della regione è stata in zona rossa per effetto di ordinanze decise dalla Giunta Marsilio. Facciamo il punto nel servizio di Alfredo Primante. L'inizio della roadmap delle riaperture nella fase 4 dell'emergenza sanitaria per l'Abruzzo coincide con il ritorno da oggi in zona gialla e dunque con un allentamento delle misure restrittive con le quali si è convissuto per buona parte dell'inverno. Eccezione fatta per gli 11 comuni che permangono zona rossa, è concessa la visita a parenti ed amici una volta al giorno verso una sola abitazione, in 4 e non più in 2, oltre ai minori e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. La regola vale per le regioni gialle, ma anche per quelle arancioni. In questo secondo caso, però, lo spostamento si riduce all'ambito comunale. Più in generale, il trasferimento verso altri territori rimane libero tra le regioni gialle. Per muoversi invece tra regioni in fascia arancione o rossa, è necessaria l'autocertificazione per i consueti motivi. I viaggi per turismo, invece, sono possibili con la sola certificazione verde, un pass per chi è già vaccinato, ha effettuato un tampone antigenico molecolare nelle 48 ore precedenti, o per chi è guarito dal Covid. Nelle seconde case poi si potrà andare anche con gli amici, ma al massimo in 4 persone. La regola non vale per le zone rosse, dove è permesso recarsi solo al nucleo familiare e a casa disabitata. Dopo mesi di attesa c'è poi la via libera al ritorno nei ristoranti, anche a pranzo in zona gialla, ma solo fino alle 22 ed esclusivamente all'aperto. Anche riaprire i ristoranti solo all'aperto non ha senso, perché già c'erano delle regole nella prima riapertura, nel senso riaprendo chiusi con il distanziamento, con tutti i presidi che i poveri ristoratori hanno dovuto mettere su con delle spese. Invece ancora una novità, facevo una battuta ieri, adesso per prenotare sta per uscire un nuovo portale dove si collegherà con i siti web meteo per capire se possiamo andare a pranzo o no. Vietato il caffè al banco, ma dal 1° giugno sarà concesso ricevere i clienti all'interno del locale fino alle ore 18. Rimane consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e nelle strutture ricettive, limitatamente ai clienti alloggiati. Molto attesa anche la riapertura dei cinema e dei teatri. In zona gialla da oggi si può tornare ad accomodarsi in platea, con posti a sedere preassegnati e nel rispetto della distanza di 1 metro tra gli spettatori che non sono conviventi e tra il personale. La capienza non può superare il 50% di quella massima autorizzata. Il numero di persone non può in ogni caso essere maggiore di 1000 nel caso di eventi all'aperto e 500 nel caso di spettacoli al chiuso. Per il capitolo scuola, tra i più dolorosi di questa pandemia Covid che ha tenuto lontano dai banchi gli studenti per oltre 1 anno, in Abruzzo si torna in classe al 70% nelle scuole superiori, ma in presenza totale per le classi quinte che devono preparare la maturità. Le stesse percentuali valgono per le zone rosse. Fino alla terza media, invece, la didattica è in presenza per tutti. Per quel che riguarda le università, il decreto del governo Draghi prevede che da oggi fino al 31 di luglio, nelle zone gialle ed arancioni, le attività curricolari possano svolgersi prioritariamente in presenza. Infine, lo sport. Da oggi nelle zone gialle è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto. Dal 1° di giugno, sempre nelle fasce gialle, saranno anche aperti gli stadi per eventi e competizioni agonistiche. La capienza massima non dovrà essere superiore al 25% del totale e in ogni caso con un numero massimo di 1000 spettatori all'aperto e 500 al chiuso. Proseguendo poi con la tabella di marcia delle riaperture, il prossimo 15 giugno toccherà alle fiere. Dal 1° di luglio, sempre in fascia gialla, si potranno organizzare convegni e congressi, si potrà andare alle terme e verranno riaperti anche parchi tematici e di divertimento. Veniamo ora al bollettino. Quest'oggi sono 97 i nuovi casi di Covid in Abruzzo. Per fortuna torna a scendere il numero delle vittime. È da registrare il dato di Pescara, che per incidenza del virus era la provincia peggiore in Italia e ora è diventata la migliore. Vediamo.
Nel lunedì delle riaperture sono 97 nuovi casi di Covid registrati in Abruzzo e quanto emerge dall'analisi di 2270 tamponi molecolari e 1306 test antigenici, per un tasso di positività complessivo del 2,7%. Il più giovane tra i contagiati ha un anno, il più anziano ne ha 88. La provincia con il maggior incremento di casi è quella di Chieti, ne sono 51, seguono l'Aquilano e il Teramano con rispettivamente 23 e 15 casi. Meglio nel Pescarese, dove i casi registrati oggi sono appena 6. Uno dei contagiati invece proviene da fuori regione. Oggi inoltre 183 guariti e un solo decesso. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 9.057, 88 in meno rispetto a ieri. Di questi 419 pazienti, 13 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale e in area medica, mentre 44 sono quelli in terapia intensiva. I numeri sono favorevoli, dicono i medici, ma non bisogna abbassare la guardia. Conosciamo oramai bene questo virus e sappiamo le sue potenzialità. Specialmente non dobbiamo dimenticare che l'ultima variante che ha circolato in Abruzzo è quella inglese, che è capace di infettare con poche copie, che riesce a avere dei tempi di incubazione molto protratti e che, come tutte le altre varianti, può essere infettiva anche nei portatori asintomatici. A preoccupare soprattutto la cosiddetta variante indiana, che in queste ore sta mettendo in ginocchio l'ex colonia britannica. Il ministro della Salute Speranza ha deciso di blindare i confini nazionali per chiunque sia stato in India nelle ultime 2 settimane. Noi dobbiamo stare molto attenti a non importare varianti con una nuova capacità di offendere, prima ancora che la copertura vaccinale ci abbia messo al sicuro dalle varianti di interesse europeo e che hanno avuto la massima circolazione. Chiaramente, quando noi saremo in una situazione di circolazione endemoepidemica, cioè di piccoli numeri che continueranno dentro una gestione accorta di tutti i casi sospetti col sequenziamento precoce, noi potremo far argine efficacemente all'esposizione alle nuove varianti e quindi potremo permetterci anche di riprendere sistematici contatti con queste parti del mondo attualmente così terribilmente ferite. Però adesso dobbiamo stare molto attenti perché una quarta ondata ci metterebbe davvero in ginocchio. Polemiche sul coprifuoco in queste ore da diverse parti politiche. Il sindaco di Francavilla al Mare, Antonio Luciani, manifesta tutto il suo disappunto per l'orario limite delle 22 dopo le riaperture e il ritorno in zona gialla e chiede le dimissioni dell'assessore regionale alle attività produttive Daniele Damario. Vediamo l'intervista di Paolo Renzetti. Da oggi riaprono i locali, i ristoranti, i bar con postazioni all'aperto, si torna in un certo senso ad una quasi normalità, resta però il coprifuoco inderogabilmente alle 22, ci sono delle voci contrarie, tra queste anche quella del sindaco di Francavilla al Mare Antonio Luciani. Perché Luciani, lei è fermamente contrario a questo coprifuoco alle 22? Coprifuoco uguale compressione della mia libertà. Perché? Perché se la compressione della mia libertà avviene, come nel caso del lockdown, per un'evidenza scientifica che mi dimostra che non posso passeggiare in riva al mare alle 10:30 perché ho un rischio di contagio in più, beh, allora ben venga la compressione della mia libertà. Ma se la compressione della mia libertà con il coprifuoco non c'è dimostrazione scientifica che aiuti la salute degli italiani, beh, allora diventa una compressione della libertà fine a se stessa, contro la quale reagire in ogni modo. E io so che il presidente della regione Marsiglio la pensa come me e infatti gli lancio un appello attraverso questa vostra emittente di ribellarsi a questo, di fare un provvedimento di legge per dichiarare che tutto l'Abruzzo non rispetterà il coprifuoco. Se non lo dovesse fare Marsiglio, lo farà il sindaco Luciani, questo è certo. A Francavilla al Mare la scorsa estate senza coprifuoco abbiamo avuto al 30 settembre solo 10 positivi. Non c'è stato nessun problema per il Covid in estate, come avevamo sostenuto prima e come continuiamo a sostenere ora con i dati alla mano. Mi aspettavo che l'assessore all'attività produttive Daniele Damario mi desse solidarietà sul punto, invece cosa fa? Mi attacca perché strumentalizza politicamente questa cosa. E allora io dico al presidente Marsiglio di valutare bene, perché l'assessore Damario, che non è tra gli eletti consiglieri e che viene chiamato per la sua esperienza
senza a ricoprire la carica di assessore alle attività produttive, queste attività produttive rischia di farle fallire. Quindi ci pensi bene il presidente Marsilio e magari un cambio di giunta e di passo si potrà anche fare in Regione Abruzzo. La prenotazione dei vaccini AstraZeneca per l'Open Day organizzato da Comune ASL di Pescara è oramai sold out. Oltre 3.500 le prenotazioni e grande successo. Vediamo. Assessore, l'Open Day AstraZeneca ha avuto un grande successo a Pescara, prenotazioni esaurite. Sì, 3.500 prenotazioni esaurite già da questa mattina, due ore il primo giorno, cioè quello delle 1.000 prenotazioni di ieri, oggi 900 somministrazioni di dosi AstraZeneca e oltre alla programmazione ordinaria per quanto riguarda le prenotazioni per facilità di Poste, che viene gestita da Poste, i fragili che vengono gestite anch'essi dal Comune di Pescara e i richiami delle seconde dosi sia per gli ottantenni che per i fragili sono in essere. Ieri c'è stata una prova importante per la città di Pescara, dove ha risposto tutta la struttura efficientemente, perché non ci sono stati disagi, non ci sono state code e il messaggio da Pescara è partito: siamo pronti, vogliamo avere più dosi di quelle che ci sono, diciamo, programmate per la nostra città, perché praticamente ci siamo attrezzati e organizzati per tempo e vogliamo raggiungere l'immunizzazione di gregge sulla città di Pescara prima possibile. Ieri c'è stato anche un riferimento sull'AstraZeneca Day, io direi AstraZeneca Week, visto che dura fino a venerdì, anche per diciamo, le persone sono residenti in provincia, quindi c'è stato Pescara è diventata il centro di riferimento della vaccinazione non solo pescarese ma addirittura provinciale. Abbiamo dato dimostrazione che gli enti devono diciamo, collaborare, l'abbiamo fatto per i tamponi e lo stiamo facendo per le vaccinazioni. Stiamo remando tutti verso lo stesso risultato, che è quello di mantenere salvi diciamo, le vite dei cittadini di Pescara e se mi consentite anche dell'intera provincia. Questa collaborazione deve essere l'arma vincente, la spiegazione di quello che è stato il risultato eccellente di ieri. Lasciamo ora la pagina dedicata al Covid per addentrarci nella cronaca. Quest'oggi un'importante operazione antimafia a discapito della mafia nigeriana. Vediamo il servizio di Gioia Chiostri. Smantellata alle prime luci dell'alba di oggi, giorno dopo quello della liberazione italiana, una vastissima rete criminale, un'organizzazione mafiosa nigeriana che aveva messo radici in Abruzzo. Operazione messa a punto dopo lunghe e complesse indagini dalla Polizia di Stato dell'Aquila. Coinvolte 14 province italiane, in cui sono state oggi eseguite decine di misure cautelari in carcere e perquisizioni nei confronti di cittadini stranieri. Da stamane è in corso questa operazione di polizia giudiziaria su vasta scala, un'operazione che coinvolge tutto il territorio nazionale e che vede la disarticolazione di questa organizzazione criminale Cult Black Axe, i cui vertici sono stati colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere. 30 ordinanze di custodia emesse dalla GIP del Tribunale di L'Aquila e 25 perquisizioni effettuate nella giornata. Un vero e proprio colpo a questa organizzazione molto importante, molto feroce. Il capo di questa organizzazione ha vissuto proprio qui all'Aquila, l'aveva scelta perché diciamo un po' strategica, una città strategica anche per i vari movimenti all'interno dell'Italia. Sì, in realtà il capo nazionale di questa organizzazione per caso è arrivato la prima volta all'Aquila, dopodiché ne ha subito intuito le potenzialità, perché è una città centrale nel paese. Dalla città di L'Aquila riusciva a spostarsi in maniera abbastanza agevole e raggiungere Roma, Napoli, la Campania, il nord Italia. Nella rete delle forze dell'ordine, l'organizzazione di stampo mafioso nigeriana Black Axe, nel bottino dell'illegalità, traffico di droga, immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione, truffe informatiche e riciclaggio attraverso la compravendita di Bitcoin, vale a dire un criptato sistema di pagamento mondiale, una criptovaluta, insomma sintesi, difficile per questo motivo da rintracciare, la rete della legalità
è partita proprio dalla questura dell'Aquila. Le truffe romantiche sono un reato le cui vittime sono moltissime in tutto il mondo, in Italia e nel mondo. I nigeriani e in generale anche i cittadini del Centro Africa, o almeno una parte di essi, sono dediti a questo tipo di delitti perché parlano inglese. Quindi il primo passo è quello di contattare donne, soprattutto che parlano la lingua inglese, su social tipo Facebook. Dopo aver contattato quindi le donne, avergli chiesto amicizia, purtroppo fanno credere loro di essere innamorati, giocano quindi sui sentimenti e instaurano una relazione sentimentale che è del tutto fittizia. Chiedono a queste donne di inviargli denaro. Il percorso che fa il denaro è molto articolato perché tentano di sottrarlo al recupero delle indagini della polizia. Quindi dall'America è andato in Belgio, dal Belgio in Italia su due conti correnti e una percentuale poi è arrivato in Nigeria. L'organizzazione criminale aveva base proprio nella città di L'Aquila, stando alle indagini. L'inchiesta dal capoluogo d'Abruzzo si è poi diramata e allargata a macchia d'olio in tutta la penisola con le sue ramificazioni criminose. Quasi 100 i capi di imputazione contestati. Ancora cronaca, si è conclusa con l'arresto di una ragazza incensurata di 21 anni. L'operazione dei carabinieri del nucleo investigativo di Teramo che nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, dopo un lunghissimo pedinamento, hanno fermato la giovane presso la stazione ferroviaria di Alba Adriatica. Originaria di Santo Domingo ma residente in provincia di Ascoli Piceno, è stata arrestata in flagranza di reato per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti, venendo rinvenuta nella borsa che portava con sé circa 500 grammi di cocaina purissima occultata dentro un pacchetto regalo. La giovane era stata notata girarsi venerdì nel pomeriggio dei pressi della stazione in compagnia di connazionali già noti alle forze dell'ordine per precedenti specifici proprio per quanto riguarda gli stupefacenti. Si è attivato il servizio a distanza di osservazione e pedinamento per cercare di capire il motivo della presenza in zona. Avvenuta la certezza dai suoi comportamenti che potesse trasportare della droga, mentre la giovane stava per salire sul treno diretto a San Benedetto del Tronto, i militari l'hanno bloccata e identificata. Lei si è giustificata dicendo che doveva portare un regalo di compleanno, ma poi controllando è venuta alla luce proprio dalla borsa quasi questo mezzo chilo di cocaina confezionata sottovuoto per un valore stimato all'ingrosso di oltre 25.000 euro. La ragazza è stata quindi tratta in arresto e dopo la convalida dell'arresto è ora agli arresti domiciliari. Cambiamo argomento. Marco Marsilio ha presentato oggi il progetto dell'ANAS per il raddoppio della strada statale 690 tra Avezzano e Sora. L'opera vale ben 960 milioni di euro. La strada statale 690 verso il raddoppio. Oggi il presidente della giunta regionale Marco Marsilio ha presentato lo studio di fattibilità tecnico-economica realizzato dall'ANAS per il potenziamento dell'infrastruttura che collega Avezzano a Sora nel Lazio. I tempi di realizzazione sono lunghi, ha detto Marsilio, ma è un'opera strategica anche in relazione al corridoio Tirreno-Adriatico. Io credo che la paura oggi sia percorrere questa strada nelle condizioni attuali, è una delle strade più pericolose d'Italia, ho sollecitato l'ANAS fin ai suoi vertici nazionali su questo tema chiedendogli attenzione e chiedendogli di finanziare questo lavoro nel prossimo contratto di programma. ANAS Abruzzo, il responsabile del compartimento Abruzzo-Molise, l'ingegner Marasco, si è messo subito all'opera predisponendo una prima bozza di progettazione, credo che sia un grande passo in avanti rispetto a quando si facevano solo chiacchiere. E oggi lo vediamo con i sindaci, se ci saranno ovviamente obiezioni e osservazioni, siamo qui proprio per questo, per permettere al territorio di condividere il progetto, e la condivisione del progetto con il territorio lo rende più forte e più credibile nei confronti di ANAS e del Ministero. Il progetto prevede una strada a doppia carreggiata con 4 corsie lunga 33 km, nuovi ponti e viadotti, 7 gallerie, piazzole di sosta e la tecnologia Smart Road. Il costo stimato è di 960 milioni di euro.
E ora lo sport, partiamo dal calcio di Serie B. Dopo oltre due settimane il Pescara torna in campo domani alle 14 nel recupero con la Virtus Entella. È stato un periodo difficile, quello del Delfino colpito da un focolaio Covid, e tante sono le assenze per la gara di domani tra infortuni e tesserati ancora positivi al virus. Ma il tecnico Grassadonia non vuole sentir parlare di alibi e chiede ai suoi di stringere i denti per alimentare le speranze di salvezza. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Il conto alla rovescia si sta per esaurire e domani il Pescara tornerà in campo per giocarsi il tutto per tutto al fine di strappare la qualificazione al play-out. I biancazzurri ospitano l'Entella per il recupero della 34esima giornata, squadra falcidiata dalle assenze con i 7 positivi più un componente dello staff assenti e con altre defezioni dovute a infortuni: Balzano, Memusciai, Tabanelli ma anche Sorensen. Il difensore danese alza bandiera bianca per la sua sostituzione, l'esperto Volta è in ballottaggio con Gut per affiancare Scognamiglio, Bellanova e Masciangelo saranno gli esterni, centrocampo a dir poco incerottato ma De Sena stringendo i denti potrà essere della partita, recuperati anche Rigoni e Macin, resta in dubbio Maestro, in avanti Odgaard è in vantaggio su Giannetti, Capone e Galano ai fianchi. Il tecnico Grassadonia si sforza di pensare positivo, non nasconde le difficoltà di queste due settimane dove il nulla osta della ASL per ripristinare gli allenamenti collettivi non è mai arrivato e chiede ai suoi una prestazione d'orgoglio per tenere vivo il sogno salvezza. E quanto rischio c'è di vedere una squadra frastornata domani? Non deve esserci rischio, è quello che dico alla squadra da diversi giorni, insomma, dobbiamo andare oltre a tutto quello che ci è successo, che ci sta succedendo. Le difficoltà sono enormi, ma sono enormi per tutti in questo periodo, soprattutto chi ha avuto la sfortuna di incappare in questo problema Covid, e domani la squadra dovrà dare delle risposte soprattutto a se stessa e a credere fortemente ancora in queste 5 partite che ci devono portare assolutamente all'obiettivo che tutti noi abbiamo in mente. E se le dicessi tutto quello che abbiamo vissuto dovremmo stare 3 ore a fare conferenza stampa, invece noi dobbiamo andare oltre e azzerare tutte le negatività che ci sono e pensare alla partita di domani, che non sarà assolutamente facile. Basti vedere, e anche questo dicevo alla squadra, quello che è successo tra Parma e Crotone, quindi nessuno ci regalerà niente, dobbiamo essere bravi noi ad andarcelo a prendere. Arbitro designato dell'incontro, Amabile di Vicenza, che ha recentemente diretto il pareggio dei biancazzurri a Monza per 1-1 e prima ancora in stagione la sconfitta di Lecce 3-1. La Virtus Entella ha sostenuto oggi al centro Vestina di Monte Silvano la seduta di rifinitura diretta dal neotecnico Gennaro Volpe, chiamato al posto di Vivarini. A discapito della classifica, Grassadonia sa bene che sarà una gara complessa. Sicuramente affronteremo una squadra che verrà a giocarsi la partita, una squadra che ha cambiato allenatore, che non darà certamente riferimenti, però dobbiamo giocare da Pescara e quindi sappiamo quanto è importante la partita nostra. E parlo di domani, sappiamo che abbiamo un solo obiettivo nella testa e dobbiamo andarcelo a prendere, dobbiamo giocare con la testa, con il cuore, con le gambe, dobbiamo metterci molto del nostro, dobbiamo metterci molto spirito, molta compattezza e soprattutto la voglia di salvare il Pescara. Il resto non ci deve appartenere, non ci appartiene, dobbiamo guardare avanti con grande fiducia e giocare una grande partita domani. E a proposito della società biancazzurra, il Pescara si è aggiudicato il bando di gara per la gestione dello stadio Ughetto Di Febo di Silvi. L'annuncio è stato dato dalla società biancazzurra nel tardo pomeriggio. La Delfino Pescara 1936, si legge nella nota, in virtù della maggiore offerta economica proposta, ha avuto la meglio sulle altre realtà in gara e per i prossimi anni sarà impegnata sulla gestione del centro sportivo, che vede al momento 2 campi di calcio regolamentari, uno in sintetico e uno in erba naturale, ma che nell'immediato futuro vedrà sorgere nuove infrastrutture per rendere al meglio le potenzialità dell'impianto che ospiterà la prima squadra del Pescara Calcio. Non solo prima squadra, il centro infatti sarà arricchito di eventi quali tornei, campus e molte altre attività legate al mondo dello sport e al calcio giovanile, fornendo anche una concreta possibilità di cooperazione con le realtà locali per rendere il centro stesso un volano importante per lo sport nel territorio di Silvi.
Andiamo in Serie C, pari senza reti al Partenio Lombardi di Avellino per il Teramo che, seppur con tante assenze, riesce comunque a strappare un punto che permette di tenere ancora vive le speranze di acciuffare la settima piazza playoff. La griglia playoff dal settimo al nono posto si deciderà negli ultimi 90 minuti della stagione regolare. Il Teramo esce indenne da Avellino, ma nello 0-0 finale i biancorossi scivolano al nono posto in classifica visto il successo concomitante del Palermo, ma avranno ancora una gara di tempo per migliorare la posizione in ottica playoff. È un Teramo a trazione giovanile quello che scende in campo al Partenio Lombardi, confermata la linea difensiva vista contro il Bisceglie. A centrocampo invece fa il suo esordio stagionale Lombardi accanto ad Arrigo per sostituire lo squalificato Santoro, mentre Birligea prende il posto di Lari, anche lui fermato dal giudice sportivo. In avanti ancora panchina per Pinzauti con Chiera Mateng, confermato vicino a Bombaggi. Nel 3-5-2 dell'Avellino c'è titolare l'ex Pescara Maniero in avanti. L'Avellino parte bene ed in un paio di occasioni nei primi minuti mette qualche apprensione a Lewandowski. Il primo squillo del Teramo arriva al 16esimo quando Birligea va via dalla destra dopo aver recuperato palla e prova a piazzare, non trova però lo specchio della porta. Pochi istanti dopo D'Angelo risponde idealmente al Teramo, ma la mira lascia a desiderare. La gara fatica a decollare, ma al 34esimo quella che fa partire Santaniello dalla destra è l'occasione più nitida per i padroni di casa. La palla passa da Carriero e poi giunge a centro area da Maniero, che però non trova la porta ma solo calcio d'angolo. La ripresa inizia con il Teramo che divora una ghiotta palla gol. Bombaggi fa partire il contropiede che arma la velocità di Chiara Mateng, ma l'attaccante biancorosso si fa murare la conclusione da forte. La gara torna poi su binari nella noia, almeno per quanto concerne le occasioni. Fella per Santaniello e il primo cambio per Braglia, che al 14esimo impegna subito Lewandowski, girando di testa un calcio di punizione in maniera però centrale. Il Teramo prosegue nella gara ordinata in fase di non possesso, preferendo chiudere i varchi agli irpini piuttosto che costruire. Tito però sale in cattedra. Da prima chiama D'Angelo alla conclusione, su cui Arrigoni è probabilmente fondamentale ad immolarsi per chiudere lo specchio della porta. Qualche istante dopo, ancora Tito chiama al colpo di testa Maniero, che però vede Lewandowski pronto alla respinta per negargli la rete. Al 26esimo ancora il portiere del Teramo protagonista sulla conclusione di De Francesco. L'Avellino sente il Catanzaro vincere, così Braglia cambia ancora inserendo Enrico e Bernardotto, mentre Paci manda Mungo sul terreno di gioco al posto di Lombardi. La pressione degli irpini sale nel finale. Fella ci prova al 41esimo, ma trova solo una deviazione in calcio d'angolo. Lo stesso Fella, pochi minuti dopo, non arriva di un soffio ad impattare in area un cross di Tito. Carriero e Cappa poi vanno a contatto, ma il direttore di gara fa segno di proseguire tra le proteste del giocatore biancoverde. Con il pareggio l'Avellino viene agganciato e superato dal Catanzaro, che si prende il secondo posto ma a parità di punti. Il Teramo domenica prossima chiuderà la stagione regolare ospitando la Viterbese dell'ex Agenore Maurizi. Mancherà Trasciani, ammonito e diffidato, ma Paci ritroverà dalle squalifiche Ilari, Santoro e Tentardini. E ora il calcio a 5. Il Florida Pescara ha stravinto la Coppa Italia Under 19 femminile battendo in finale il Bergamo per 8-1. I gol, doppiette di Vianale e De Siena, una testa a Prenna, Antinarella e Santini, più un'autorete. Con quello del Florida, l'Abruzzo ha conquistato a livello nazionale, tra trofei e categorie al maschile e al femminile, il suo 40esimo titolo. Passiamo ora al tennis. Con un finale tra i promettenti fratelli Guerra si è concluso il 16esimo torneo nazionale Open di primavera, patrocinato dal CONI e dal Comune di Città Sant'Angelo, organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Silvi. Come detto, la finale del singolare maschile ha visto prevalere Davide Guerra, che con un periodico 6-3 si è sbarazzato del fratello Yuri. Nella finale di singolare femminile la vittoria è andata ad Anne Scheffer, ex numero 160 del mondo, sulla tenace Lisa Vallone, tesserata del Circolo Tennis Mosciano. Nel doppio maschile la vittoria è andata ad Alessandro Sciulli e Matteo Savini, che con il risultato di 6-0 e 6-2 si sono imposti sulla coppia del Circolo di casa, Matteo Serano e Bruno Gallo. A Franca Cecilia Di Pietro e Giulia Ciavattella, il titolo del doppio femminile, che hanno avuto
avuto la meglio sulla coppia Benedetta Pompa e Maria Rita Paoni Saccone. Un plauso da parte di tutti è stato attribuito per l'organizzazione ai dirigenti del Circolo Tennis Silvi, già al lavoro per allestire il prossimo appuntamento dell'8 maggio, quando sarà la volta del torneo giovanile, valido come tappa dei campionati regionali 2021. E con questo termina la seconda edizione del nostro telegiornale. La prossima è come sempre alle ore 23, ma prima alle 21 c'è il replay di Enrico Rocchi. Grazie e buona serata.